Buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, se non lo siete già, e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Devo essere sincero, non avevo intenzione di fare altri video su The Division 2, in quanto non ci giocherò fino all'uscita della prima DLC, ma visto che stanno già uscendo parecchie news e discussioni a riguardo, e visto che il mio clan ci gioca, ho deciso di mantenere attiva la sezione, andando però solo ed esclusivamente a riportare le cose più interessanti riguardanti il nuovo capitolo Massive. Quindi, iniziamo. Dopo due beta test di successo, si presenta ufficialmente per tutti i giocatori questa settimana The Division 2. Come previsto, il gioco riceverà una day one patch per affrontare una serie di cose scoperte nell'ultimo mese o giù di lì, con i giocatori di PS4 che devono fare un passo in più per assicurarsi che le dimensioni dell'aggiornamento possano stare sul disco rigido. Sfortunatamente il gioco non è uscito nemmeno da un giorno intero ed è già risultato avere un grosso bug identificato dalla community stessa. In un post su Reddit, un giocatore di The Division 2 ha riscontrato un problema potenzialmente importante. Quando si tenta di unirsi ad un gruppo, che si trova sulla stessa rete o sullo stesso IP esterno, i nemici degli altri giocatori smettono di muoversi e sono intangibili. È interessante notare che le persone sono ancora in grado di trovare bottino e aggiornamenti degli obiettivi, ma in sostanza l'istanza dell'host è essenzialmente vuota, rendendo il gioco non riproducibile. Ulteriori test hanno rivelato una potenziale soluzione in cui entrambi i giocatori si disconnettono e si ricollegano al gioco. Così facendo, li lascia nel gruppo e costringe il gioco stesso a sincronizzare correttamente entrambe le istanze. Giocare da solo sembra essere l'unico modo per evitare questo problema, ma considerando che il franchise di Division è basato su matchmaking e raggruppamento per attività, questa sarà probabilmente una correzione prioritaria per Massive. Per quel che vale, il post non è andato inascoltato, poiché il problema è stato segnalato anche ai forum ufficiali di Ubisoft, in cui un membro del team di supporto ha prestato assistenza. Secondo l'utente, l'host sembra essere quello interessato da questo bug, con solo pochi giorni prima del lancio ufficiale di The Division 2, però Ubisoft ha ancora un po' di tempo prima che questo problema diventi un problema ancora più grande. Ricordo inoltre che al day one, per tutti coloro che hanno comprato la copia fisica del gioco, ci sarà una patch di circa 48 giga, se non più grande, per proprio andare ad affrontare la maggior parte dei problemi riscontrati nelle alfa e nelle beta scorse. Per tutti invece coloro che hanno il gioco in digitale, scaricheranno già la versione aggiornata. Questa era la news, quindi se vi capita questo intoppo, ora sapete il perché e come risolverlo. Con questo è tutto, GG a tutti quanti!